E in tema di personaggi storici della sagra della birra dello Stinco, non potevamo non ascoltare anche il signor Graziano Ascani, che è davvero la storia assoluta del Petrignano Calcio. Anche. Io sono stato anche presidente, sono stato l'anima della società sportiva da 40 anni, forse più. E tra cui la sagra dello Stinco l'abbiamo studiata noi 3-4 amici, ci ha preso così una voglia, dice vogliamo, e abbiamo fatto una sagra e adesso ne abbiamo le conseguenze che le vedono tutti i risultati. Bellissime conseguenze, perché c'è tanta gente, c'è un grande settore giovanile, un grande movimento che anima la cittadina di Petrignano. Sì. Io sono orgoglioso. Veramente, guardi, ancora sono servizio e non mi vergogno, perché ancora sono l'anima, corro di là, di qua, di sotto e di sopra, perché spero che questi giovani, ci credo, che i giovani proseguano quello che abbiamo fatto di buono fino adesso. Possiamo dire che avete seminato bene, perché ci sono stati tanti giovani, tanti uomini del 2018 che hanno raccolto il vostro insegnamento e quello che avete seminato. Certo, io sono orgoglioso, sono molto contento e io seguito a fare a chioccia, veramente. Ci dicono... Ci sto a mettere i giorni interi di qui, non è per scherzo. E guarda, ancora sto a mettere i tovaglioni ai tavoli, potrei anche fare di meno, sta seduto, di io sono l'ex presidente... Non serve, le lodi le lasciamo a qualcun altro. Infatti ci dicono che il suo lavoro inizia la mattina presto e finisce a tarda notte. Sì, ma è vero, perché di qui c'è sempre la fase, uno è un problema piccolo, bisogna tenere pulito, guardi, per terra si potremmo mangiare, e questo è un orgoglio. La gente, per esempio, sono tante feste, sotto i tavoli c'è la roba, di qui guardi, una pulizia, un ordine, perché c'è un seguito, c'è un'organizzazione perfetta, è una bella cosa. Se dovesse dire chi è la persona che meglio ha raccolto i suoi insegnamenti, c'è una persona nella quale si rivede, un giovane di oggi nel quale si riconosce anche lei? Devo dire, il mio figlio, il presidente, tutti questi che fanno parte della società sportiva, che stanno prendendo a cuore la società sportiva e tutto quello che ne consegue. E la cosa più bella, possiamo dire, è che ci sono tanti ragazzi, tanti piccoli che iniziano ad amare il paese, la sagra e le proprie cose, partendo anche da una sagra. Infatti bisogna stare anche dietro a loro per dire guarda, mi raccomando, perché è facile fare bella figura e anche facile fare brutta figura, capito? Certo. L'ordine, l'educazione, non togliete la roba quando magari non hanno finito di mangiare, capito? Tutto un insieme di cose che sono le piccole cose alla fine che fanno bella il giocattolo.